sua, la nostra casa era fondamentalmente un po' la casa di tutti, in quel luogo si sono incrociate ansie, aspettative, sofferenze di tante persone che lui recepiva sempre come proprie, le assorbiva, le somatizzava, perché in fondo erano diventate da sempre un pezzo della sua vita, che ha cercato sempre di portare avanti e di difendere con grande dignità. Avete detto anche, dottore De Luca, mi pare che era una persona umile, ma anche tutti voi, insomma, sì, questa sua umiltà non era un'umiltà di circostanza, gli derivava dalla sua storia, che era una storia di grandi sacrifici, di grande sacrificio personale, familiare. Era una storia che accomuna tante famiglie di questi territori, no? Le famiglie contadine, le famiglie che venivano dal nulla, le famiglie che si sono fatte da solo col lavoro, col sacrificio, con l'abnegazione. E per lui tanti ruoli di responsabilità importanti che ha rivestito negli anni sono stati sempre una grande responsabilità e un grande motivo di orgoglio, non personale, ma sempre collettivo, per poter fare, per poter realizzare, per poter fare cose concrete, che era la sua vera ossessione. C'è una cosa però che credo dobbiamo tutti quanti ricordare e mai dimenticare, che tutto quello che ha fatto lui l'ha fatto con grande dignità, lo ha fatto a testa alta, lo ha fatto senza avere mai paura di dire le verità, anche quelle più scomode, quando bisognava difendere il parco ed era rimasto solo o quasi solo rimettendoci un mandato parlamentare, ma lui sapeva che qui c'era il futuro del territorio, perché aveva maturato questa visione. Tra le chiacchierate io ricordo una cosa, vogliamo, lui giustamente diceva: ma in una società, in un'economia sempre più globalizzata, come fa un territorio di piccole comunità a difendersi di fronte a uno scenario di questo tipo, se non mettendole insieme intorno a un progetto di identità di sviluppo? La battaglia del parco, rispetto alla quale lui si è giocato anche il mandato parlamentare, ma l'ha fatto con orgoglio e testa alta, la faceva soprattutto per questo, perché lui era preoccupato dalle grandi trasformazioni di quegli anni e dal fatto che questo territorio di piccole comunità non avesse un grande strumento unico, identitario, di sviluppo, intorno al quale poter costruire una prospettiva. Ecco, questa è stata, credo, l'intuizione più grande. Qualche anno prima questa intuizione si misurava anche in un dibattito plurale, avete ricordato Antonio La Gloria, Vito Lello, sulla provincia, no? Ricordate la provincia del Cilento, che era un tema importante per gli anni, alla fine degli anni Ottanta, insomma. Poi a un certo punto lui immaginò che quella visione della provincia come strumento di tutela di un territorio di piccole comunità potesse essere invece sostituito da uno strumento come il parco, che consentisse a territori o un territorio di piccole comunità di poter avere un grande riferimento di prospettiva per il futuro. Anche per questo lui anticipava i tempi e aveva una visione bella, giusta, corretta. L'ha fatto in sanità pagando qualche volta. Uno dei suoi grandi cruci erano alcune vicende ospedaliere, l'indebolimento di Vanni, ma anche la vicenda di Agropoli l'ha segnato molto, guardate, perché pochi lo dicono, perché qui la sanità è un tema complesso, non tutti ne possono parlare, ma lui ebbe la grande intuizione, che poi si è persa così quasi nell'anonimato più totale, la grande intuizione di prevedere all'epoca con la giunta Bassolino che Agropoli diventasse un polo ecologico di riferimento per tutto il Mezzogiorno d'Italia. Noi abbiamo perso un'occasione storica per questa terra, l'abbiamo persa in sordina, preoccupandoci di parlare di cose vuote, senza sapere invece che grande prospettiva avrebbe avuto quel progetto per Agropoli e per tutto il Cilento. Quindi battaglie anche incomprese, ma sicuramente fatte col grande spirito di sacrificio, col grande amore di questa terra, che è un amore per questa gente, per la sua gente, per la nostra gente, che lo spero noi possiamo continuare a difendere con lo stesso orgoglio, con la stessa dignità, senza avere paura di nessuno, perché noi siamo convinti della forza delle nostre idee anche per il futuro che ci attende. Quindi grazie ancora a tutti quanti voi per questo momento che avete regalato alla nostra famiglia, per questa opportunità importante, e spero sia soltanto uno dei tanti momenti in cui ci ritroveremo per le sfide che ci attendono per il futuro. Grazie.